Questo è l'ingegner Mauro Forghieri, responsabile tecnico della Ferrari. Ha cominciato a seguire le corse giovanissimo. Suo padre ha lavorato quasi 30 anni a Maranello. Nessuno meglio di lui ci può illustrare il carattere e il valore dei meccanici. Vorrei dire che i meccanici che lavorano sulle vetture da corsa nei vari circuiti del mondo sono di più che dei semplici meccanici. Non è che hanno solo il compito di montare o smontare dei pezzi. Hanno delle responsabilità precise che riguardano una parte completa della vettura, non solo la parte della vettura, ma anche come viene montata e preparata la vettura, soprattutto a livello dei meccanici e dei tecnici. Sia tale tanto lo spirito di attaccamento alla fabbrica che il lavorar bene, il desiderio di lavorare non sia mai venuto meno, anche quando si perdeva o quando si purtroppo si tornerà a perdere. Tutti e due, cosa vuoi scommettere che hanno fatto loro? Le 30 davanti, veloci, con le gomme. Andato fuori così. Clay, come ho detto tante volte, oltre che un grande campione di automobilismo, era diventato campione europeo per la Formula 2, aveva vinto gran premi tra i più importanti nel mondo. Era anche un uomo che sapeva godere quello che era la vita, nel senso del buon mangiare, del buon bere in modo corretto. Soprattutto era estremamente, col suo bel baffo, insomma, apprezzato da quello che era il mondo femminile. E direi che gli correvano anche un po' dietro. Io ricordo che lui era a contatto con delle attrici, ricordo con Raffaella Carrà che ebbe un rapporto di amicizia estremamente importante, tant'è che debuttò alla televisione ballando il tango con Raffaella Carrà, interpretando un argentino, perché si metteva continuamente le mani così, ricordo, per far vedere che aveva i capelli tutti imbrillantinati e il baffo al traduttor, diceva lui, io sono un traditor. Allora, insomma, era un uomo, quindi era apprezzato molto dai meccanici anche per quello, perché aveva la battuta pronta e poi esaltava in modo particolare di fianco a Nicky, che difficilmente aveva, quando era con noi, quei momenti di lasciarsi andare.